Ultima domanda, Inessa. Visto che siamo in tema, Luca, salta lo scambio Dzeko-Sanchez. Sì. Devi dirci la verità. Eri tentato? Ma io così a botta calda, quando ho visto la notizia che si poteva concretizzare questo scambio, così a botta calda avrei detto sì. Se fosse dipeso da me avrei detto sì. Però bisogna anche dire che Sanchez non è un giocatore fuori dal progetto Inter che non sapevamo dove mettere. È la Roma che ha una patata bollente in mano come Dzeko e se ne deve liberare, a meno che non faccia pace con l'allenatore. Dzeko è un grandissimo giocatore, mi sarebbe piaciuto vederlo all'Inter, però se mi rimane Sanchez va bene lo stesso. Ripeto, adesso è comunque la Roma che deve risolvere il problema. Noi è pazzesco vedere come si rovina, cioè Dzeko per la Roma ha un'importanza alta. Come si rovinano con i rapporti tra allenatori, si rovina e ci rimette parliamo, la squadra, la però stagione. Però parliamo di un giocatore che era già stato venduto comunque dalla società due volte, che si sono ritrovati gli ultimi giorni di mercato a dover rifare un contratto paritario all'offerta che gli era arrivata e c'hanno una mattonella in casa, perché avere uno di 35 anni comunque 7 milioni e mezzo di euro non è vendibile. Lui deve essere contento di stare a Roma a quelle cifre, dove le va? Va bene, andiamo avanti col campionato, dai, torniamo a tuffarci nella prossima giornata. Lazio-Cagliari, Juventus-Roma, molto interessante, Fiorentina-Inter e Milan-Crotone. Noi abbiamo il Milan a Crotone e Spezia, quindi può... Allora, partiamo da Camilla, Lazio-Cagliari con Rugani. Cagliari che sta andando molto bene con Di Francesco, grande allenatore. Sì. Io spero che questo filotto di vittorie continui. 2-0. 2-0. Juventus-Roma, Gaddo. Guarda, io mi fido delle ultime partite della Roma, ho visto malissimo anche ieri pur vincendo, l'ho vista proprio male, non mi piace. Gli manca Smalling, ho detto bene? Sì, manca Pellegrini. Stranamente. Secondo me le ammazziamo. È vero, non tre c'è gol. Pellegrini squalificato. Secondo me Pellegrini. Secondo me le ammazziamo. Proprio visto quindi 3-0 secco. Sì, 3-0. È tornata la Juve. Ragazzi, se poi non succede, questa è musica da riproporre. No, per me le ammazziamo, sono sicuro. Sempre over la Roma comunque, infatti l'avevo messa anche ieri. Sì, magari 3-0 esagerato, però secondo me... Dai, facciamo un 3-0. Fiorentina-Inter, replica della sfida di Coppa Italia. Firenze. È un campo sempre difficile. Ah sì, guarda, no, una roba. Poi quest'anno in particolare. Quest'anno, guarda. Per noi sì, noi ci abbiamo messo in Coppa Italia. Gioca con Corin. Noi ci abbiamo messo 119 minuti in Coppa Italia per scorticarli e ogni anno a Firenze noi facciamo una fatica, non vinciamo quasi mai, ci fanno sempre gol alla fine. Secondo me pareggiamo. Che piangere. 1-1. 1-1 Fiorentina-Inter e quindi il Milan va in fuga sempre? Sì, il Milan va via, dai. Beh, il Milan col Crotone un paio di rigori prenderà, dai. Speriamo. Le vuoi dare un facciamo paio di rigori? Facciamo 3-0. Facciamo 3 rigori a 0 o 3-0 il punteggio? Basta che non faccio gol libero, che 3-0 il punteggio. Un paio di rigori. Va bene. Salutate la rigorista, eh? Ciao ragazzi, eh? Siamo a 14 come Lukaku e a meno 1 da Ronaldo. I vostri rigori insidiano la classifica, cannonieri. Sì, però io sfido a dire che ieri col Bologna i rigori non c'erano. Poi se li prendiamo perché arriviamo costantemente in area e creiamo pericoli. Ma sì, dai, che c'erano. Io scherzo, lo sapete, dai. E comunque ti devo fare i miei complimenti per la sportività. Nonostante che ci avete eliminato, alla fine... Non ci hai sbeffeggiato, non hai esagerato con una delle tue gag imbarazzanti lì sull'Inter. Poi anche sta maglietta che indossi in neutro quando è la fine. Ti piace? Ti piace? 2-1, Eriksen, è finita.